Ok, finalmente siamo ritornati su Dark. Niente, come potete vedere ho un altro personaggio, completamente un'altra forma. Ho alzato tutta la volontà, l'intelligenza per poter affrontare il drago come si deve. Perché sappiamo, almeno ho visto prima, che abbiamo bisogno di poter castare incantesimi forti. Allora siamo prontissimi per affrontarlo. No, l'anello di film però non ci serve. Dovrei avere uno che aumenta. Non lo, però non ce l'ho. Intelligenza, perfetto. Usiamo la vita, le lamine, anche questo mi serve. Qualcosa che aumenta, riduce i tempi di lancio. Ok, siamo pronti, andiamo. In teoria, così dovremmo fargli abbastanza male. Perché ho messo moltissima intelligenza. Vediamo già il primo colpo. Scherziamo, dai. Non si scherza. Non si scherza, porca puttana, neanche lui scherza. Ok. In teoria dobbiamo farlo fuori così, vediamo quanto. Sì, dai. Mamma mia, ma che male che fai, drago. Non so cosa fa, sono ancora praticamente alle prime armi. Ovviamente se io non mi faccio intossicare non sono contento. Mamma mia. Bel casino invece, pensavo fosse più facile aumentando di molto l'intelligenza, ma non è proprio così. Non è proprio così. È più difficile del previsto. Cioè, è difficile nel senso lungo, perché non è che fa chissà quali attacchi inevitabili. Ah, perché non riesco a evitarlo? Troia. Una brutta fine se continuo. Dai, dai. Dai, vola, 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 vola. Il drago. Trovo qua. Facciamoci un'erba crepuscolare, perché sono vergognosi quelle cose lì. Bisogna per forza usare questa qua, se no è casino. Ne veniamo più a capo. Con un po' di magia ce la possiamo fare, un po' uscirà un po' lunghetto, ma vedrete che ce la faremo. A meno che faccio questi errori. No, dimmi che ce l'hai con me. Allora, vediamo un po'. Vai, ci siamo. Uno, due. Un altro, uno, lo metto. E si ricomincia. Ah, l'ho mancato, clamorosamente. No! Mi dava una scudata, invece no, dai che attaccalo. Sì, beh, obiettivamente potevano farlo un po' più difficile come boss, credo, finale del DLC, perché l'abbiamo praticamente mangiato ormai. I falò li abbiamo sbloccati tutti. Suppongo che sia questo il nostro ultimo avversario. Madonna, veramente rischiato sto giro.
fare il figo e sempre così dopo rischi. Ce l'ha con me. L'ho pure preso. Dove è adesso? Via via si fugge. Non so dove l'ho perso. Ok, ci siamo. Dai a terra, bravo. Ogni desiderio. Vai! Ok, dai che è nostro. Ma c'è ancora un rametto qua, non so, forse ho sbagliato però. Ah, questo poi. No! Ok, in testa. Eh? Sono in crisi, non so più dove trovare le cose, ok. Hai uno, hai due, e tre, e dai, il drago dormiente è distrutto, è bastato un po' di magia, anima del drago dormiente. Ok, un'altra cosa che volevo farvi vedere mentre non c'eravate voi, ho fatto quel pezzo lì, ho anche usato l'anima della cattivona prima e mi sono creato la sua arma, che ovviamente adesso non riesco a trovarla. 20, ecco, no, non è vero, non è vero. Se la trovo bene, se no comunque l'ho creata, eccola qua. Ascia dell'ira è veramente una gran potenza. Adesso abbiamo trovato il abbiamo trovato l'anima del drago, andremo a vedere. Intanto esaminiamo la corona del re sommerso. Ci ha dato la corona. L'antica corona emana un buon anello. Un anello. Andremo subito a guardare. Wow! Ogni tanto devi agli incantesimi. Allora, noi adesso andremo a vedere cosa ci dà l'anima del drago. Che arma ci può dare. E basta, abbiamo concluso il DLC, penso, perché non c'è più niente da fare. Il drago l'abbiamo battuto. Un po' una delusione, però, se devo essere sincero, perché neanche un filmatino, un qualcosa di un po' più emozionante, non potevano farlo. Però beh, diciamo che è un terzo del DLC, quindi essendo praticamente ancora la prima parte, penso che faranno tutto nella seconda. Allora, qua con voi voglio vedere se che arma mi può dare e andremo a farla, che tanto quell'anima qua non penso che ci serva ad altro. L'arma del boss prima del drago l'abbiamo presa, adesso vediamo Sin cosa ci può dare. Allora, prima guardiamo qua, magari ci dà qualche magia, ma non lo so. Vediamo un po'. Non è un'arma. Eccola, lancia di Yorg. Wow, sembra un'ottima arma, però io sono molto curioso. Qua abbiamo visto cosa ci può dare lei. Direi di andare anche a fare un giro dal nostro amichetto Stray e vedere se magari ci dà qualche magia invece. Ora controlleremo subito, andiamo alla Bastiglia. Andiamo alla cella di Stray e vediamo un po' la situation, perché secondo me qualche magia ce la può dare, magari qualcosa di speciale infuocato, non so, di magico. Ok, basta, smettetela, grazie. E vabbè, no, non rivoltarti contro però. Non volevo, scusa. Ok, scambia.
Niente. Quindi l'unica cosa che ci può dare è l'arma che vi ho fatto vedere prima dal nostro forgiatore. Niente, ragazzi, io vi saluto. Di sicuro ci rivedremo dal prossimo DLC. Quando uscirà, io lo prenderò e farò subito il continuo. Spero che questo DLC di Dark Souls e mia compagnia vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao ciao.